Oggi la finale del concorso La Matematica per Tutti, oltre 1.000 studenti provenienti da Roma ma anche da tutta Italia si sono sfidati a colpi di operazioni. Francesco Rosita. Noi siamo qui perché ci piace la matematica, non per vincere. Al di là di chi ha vinto, il concorso è stato un successo. 1.000 alunne e alunni di tutta Italia, di scuole elementari e medie, sono arrivate a Roma per le finali del concorso Matematica per Tutti. Si impara a fare i calcoli, a conoscere la geometria divertendosi. La chiave d'accesso è il gioco. Bambini, anche quelli con delle fragilità o delle difficoltà per la matematica, in realtà non l'hanno vissuta come un qualcosa di discriminante, ma come un'occasione per integrarsi l'uno con l'altro. Giochi educativi messi a punto per avvicinare anche chi fa più fatica al mondo dei numeri e della logica, un appuntamento che a Roma è ormai tradizione. È giunto alla quarta edizione dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia. No, abbiamo squadre composte da ragazzi a cui era stato detto: no, tu e la matematica non potete andare d'accordo, hai una certificazione di discalculia e sei qui invece a coraggiare per la competizione aritmetica, no? È qualcosa di incredibile.